Finalmente, figlio mio, ci sei mancato. Anche voi. Bentornato, fratello. Un arabo entra in un bar. Qual è la prima cosa che guardi? Gli occhi. La cintura, allora. Salutami tuo padre. Il 23 gennaio del 91, dei missili Scud sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico sono stati scambiati i bambini. Vuoi dire che sono l'altro? È la loro vita, hanno diritto di sapere, no? Parli con suo marito. No! No! Dovrò scambiare la mia kippa con una cintura esplosiva. Sei sempre stato un ebreo. Quindi vattene subito e falla finita! Non parlare così, non dirlo. Ce l'hai la ragazza? No. E tu? Vai e viene, qualche volta scompare. Chi ha cominciato con non la discriminazione e con gli attacchi? Questo sarà vero per lei, ma non per me. Potevo diventare un fighetto come te, tutto discoteche e abiti firmati. Grazie a questo fighetto non farai la figura del pezzente con le ragazze. Non è più mio fratello. Apri il tuo cuore, Bilal. Le grandi prove sono fatte per i grandi uomini. Non ho più il diritto di essere ebreo e non mi sento arabo. Se potessi scegliere, tu cosa vorresti essere? James Bond.